cari Riul Domney. Allora, innanzitutto volevo chiedervi questo, un po' la vostra storia, come siete nati, da dove prende il nome il gruppo e insomma un'infarinatura di questo generale, esatto, sulla vostra storia, insomma. Siamo nati nel 99, per un po' di tempo fa ormai. Niente, siamo evoluti nel corso degli anni, vari esperimenti, vari cambi di lineup. Nel 2005 ci siamo stabilizzati con l'entrata di Maurizio e Giorgio, chitarra e tastiera. E poi abbiamo pubblicato un album, un EP di partenza, diciamo autoprodotto, un album del 2007 con etichetta francese. Abbiamo suonato il più possibile ovunque, anche all'estero. Poi quest'anno, cioè l'anno scorso, nel ottobre 2011, abbiamo buttato fuori il secondo album tramite Axis Music, sempre un'etichetta francese, che si chiama Fatima, e siamo qui appunto a Pesaro Romano. Benissimo. La scelta di avere una etichetta discografica all'estero da dove è partita? Cioè qual è stato? Ma la domanda oggi forse è la scelta di avere un'etichetta discografica? Sì, nel senso che ci siamo chiesti affidare, insomma, volevamo che il prodotto su cui abbiamo investito tempo, denaro e fatica e passione appunto avesse una promozione migliore possibile, e quindi insomma abbiamo ricevuto diverse, una ventina di offerte che abbiamo valutato da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti. Infatti la vostra è stata un po', ma diciamo le risposte che sono arrivate. Sì, non è stata una scelta mirata essere distribuiti i prodotti all'estero con l'etichetta, ma è stato anche per un discorso di vantaggio sul contratto in sé. Quindi tante etichette offrono insomma cose scandalose, con una sorta di rimborso spese tramite CD, ma poi te ne arrivano 100, 200. Quindi fortunatamente abbiamo avuto una grossa fornitura, la distribuzione funziona per quanto riguarda internet, eccetera. Per il resto, ripeto, oggi sono fidate loro stesse. Vuol dire, ci occupiamo noi di tutto in pratica, chiaramente. Il vostro nome, ero curiosa più che altro di sapere il significato, cioè da dove deriva appunto il termine Riuto Amnei. È romeno, e deriva appunto da una tradizione orale della Valacchia, dove diciamo sorge il vero castello di Vlad l'Impalatore Dracula, che noi abbiamo analizzato da un punto di vista storico che non letterario. E niente, questa parola è tratta appunto di una leggenda popolare che racconta della storia di quando il suo castello è stato assediato dai turchi che stavano invadendo la Romania, la regione. E poi sua moglie, piuttosto di cadere in prigionia, di turchi si è suicidata nel fiume, quindi si è lanciata e la popolazione locale ha chiamato questo fiume Riuto Amnei, il fiume della principessa, cosa peraltro che abbiamo suonato varie volte in Romania, è sicuramente una terra prolifica dal punto di vista del metal. Poi ho avuto la fortuna di fare un viaggetto e di scoprire che appunto questa è una leggenda popolare, non è una cosa che si trova sui libri, come una tradizione orale. Si trova stranamente nel film di Bram Stoker, Dracula, perché probabilmente uno degli sceneggiatori che era ungherese è riuscito a scovare questa leggenda, è riuscito a fare un trick per... sì, appunto, insomma, una leggenda popolare di una tradizione che dura da 600 anni ed è ancora viva ancora oggi, insomma, uno può andare là e vedere. Grande pubblico in Romania. Proprio. Io so che voi avete avuto la possibilità di suonare con i Necrodeath, con gruppi anche comunque di un certo livello, ecco, parlando della scena death italiana. Qual è la vostra, cioè che idea vi siete fatti di tutte queste band che stanno comunque nascendo nell'ambiente underground e che stanno cercando di emergere? Come la vedete questa cosa? Quindi ormai
lato diventa sempre più difficile avere un certo tipo di spicco o significare qualcosa nella scena. E il Tony Necro, eccetera, che chiaramente marcano la scena da parecchi anni, hanno fatto la storia soprattutto della scena italiana, fanno capire che probabilmente soprattutto le nuove generazioni musicali è difficile avere quel tipo di nervo, quel tipo di istinto, di voglia, di passione musicale, che effettivamente è un po' penalizzato adesso, soprattutto per i generi un po' più moderni, che vengono ad avere tanti nomi molto simili e che vengono fuori molto velocemente, muoiono molto velocemente. C'è tutto più, diciamo, chi ha passione sopravvive. Peccato. Gli altri escono, durano un paio d'anni, dopo insomma ci sono i capisaldi del genere che resteranno quelli, ventennali appunto, magari come Necrodet. Peccato emergere, è complicato anche mantenere un determinato livello di popolarità una volta che ce l'hai fatta, tra virgolette. Questa è la difficoltà. Allora, voi avete, da poco avete tornato Fatima, che è appunto a ottobre, un CD che state attualmente portando in tour. Esatto. Com'è nata l'idea di fare un CD che è un po' l'ante Fatima? Perché è un argomento abbastanza complesso. Perché chiude una trilogia. È iniziato con Le Serpenti Rouge, il nostro EP, autoprodotto, poi il primo album Apocryphal e adesso Fatima. È proprio un'indagine sul cristianesimo, passando dalle origini e alla possibile fine, in questo caso come ad esempio Fatima, che è un album, è un concept, ma ogni canzone tratta un argomento, diciamo, è un braccio a parte dell'essere, e un dualismo particolare perché riprende anche la tradizione musulmana, oltre che quella della Madonna di Fatima, della Vergine Maria, delle apparizioni. Quindi vicino alla storia mistica delle apparizioni mariane a Fatima c'è un discorso di un dualismo, appunto, che comprende anche la cultura musulmana, perché Fatima era la quarta figlia del profeta Maometto e è l'unica che ha dato una discendenza che poi ha creato la dinastia degli sciiti, la corrente sciita. Quindi è una delle madri dell'Islam, quindi si può parlare di lei come una figura simbolica, sofferente per quanto riguarda la situazione delle donne nel mondo, della violenza religiosa, la sharia, tutte queste cose qui. E poi si può vederla anche da un punto di vista madre di una specie di guerra santa che, insomma, l'Islam sta portando avanti dalla sua nascita. Seppure una religione molto più più giovane anche del cristianesimo, se vogliamo, una religione molto più giovane, e possiamo vederla appunto come un simbolo di una guerra religiosa che dura da centinaia di anni e che ancora oggi scuote i telegiornali. Infatti anche la scelta comunque dell'artwork è comunque centrata su questo argomento, perché ritrae comunque una donna, un abito logicamente scuro, con un occhio solo, ha un significato legato appunto a tutto il contesto riudame in Fatima, eccetera, oppure è una cosa... Sì, è un contesto. È proprio legato... Sì, è centrato sulle tracce dell'album. Questa sorta di rappresentazione di apparizione, che potrebbe essere, tra virgolette, di una sorta di Madonna, che però con il velo che richiama un po' il discorso. Esatto, sì. Non so se saprò ripetere la parola momentina. Bene, siamo in conclusione. Proprio un discorso di riprendere nella cover art, che fra l'altro è un dipinto olio, di riprendere un po' quello che, cioè, è la prima canzone e l'ultima che vanno a chiudere l'album, ovvero i due miracoli luminosi, quello della Fatima cristiana, la Vergine Maria di Fatima, e il miracolo infatti del musulmano, che era infatti Fatima, era chiamata anche Fatima la luminosa, e quindi riprendono un po' questi due miracoli mischiati assieme, perché proprio la figura di Fatima in copertina, con la figura femminile, ha alle spalle uno scenario di distruzione, di apocalisse, in modo per dare l'idea di
decisione imminente. Siamo in conclusione, se grazie. Volete fare, non so, volete dire qualcosa ai fans, chi vi ascolta. Grazie. Abbiamo dei fans. Grazie del supporto in tutti questi anni. Siamo sempre stati. Grazie anche alle persone che ci aiutano in questa avventura. Abbiamo esatto mille collaboratori, è difficile riuscire a nominarli tutti, però cioè, la famiglia Riundo Hanney è composta non solo dai musicisti ma da tutta un'altra serie di amici e collaboratori. Sì. Grazie.